Per lunedì 1 gennaio devo aggiustare. Le indagini sull'omicidio di Salvatore Gala, il gioielliere ucciso l'altra sera all'interno del suo negozio a Marano di Napoli, potrebbero essere arrivate ad un punto di svolta. Gli inquirenti hanno scandagliato a lungo nella vita privata del 43enne divorziato e padre di una bambina di 7 anni. Un lavoro certosino, quello dei militari dell'arma, che presto potrebbe portare alla risoluzione del caso. Gala potrebbe essere stato ucciso per un regolamento di conti legato a vecchie ruggini, incomprensioni, forse storie di debiti non onorati, ma si parte anche la pista della criminalità organizzata. È molto probabile che Salvatore Gala conoscesse il suo assassino. Di certo il sicario aveva studiato bene le abitudini del noto commerciante, che gli avrebbe aperto la porta incurante del pericolo. Questo è... La polizia di Bari, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di presunti trafficanti di uomini a Bari, Catania e Salerno a carico di cittadini somali. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla permanenza illegale di clandestini in Italia, al successivo ingresso in paesi esteri, favoreggiamento di immigrazione clandestina a scopo di lucro, uso di documentazione falsa, corruzione di incarico di pubblico servizio e falso ideologico in atto pubblico. Dalle indagini sarebbe emerso inoltre che attraverso Facebook ed altri social network alcuni componenti della presunta organizzazione criminale che trafficava immigrati avrebbe avuto contatti con soggetti ritenuti filo-jihadisti vicino al gruppo terroristico somalo Al-Shabaab. Bambini costretti ad emigrare al nord per un trapianto di cuore dopo lo scandalo della chiusura del centro trapianti pediatrico dell'ospedale Monaldi. L'ultimo in ordine di tempo è quello di Martina, una ragazza nata con il cuore a destra. Ha subito ben 7 interventi e 16 anni. Il trapianto salvavita è avvenuto a Bergamo perché al centro pediatrico di Napoli questi interventi sono sospesi. Trasportata d'urgenza con un volo privato all'aeroporto di Capodichino, la ragazzina è entrata in sala operatoria sabato mattina. E l'operazione è durata oltre 10 ore. Il padre Umberto Vesce di San Giorgio a Cremano, nel raccontare questa storia di speranza e di tristezza, dice: penso innanzitutto alla famiglia del donatore dell'organo e li ringrazio. Poi aggiunge: sin dal primo mese Martina era stata curata dai medici del Monaldi di Napoli. Nel 2013 era stata inserita lì in lista di attesa per l'operazione, ma con il passare degli anni lo scenario è cambiato, arrivando bloccando addirittura l'attività di trapianto che è stata sospesa e lei faceva persino fatica a muoversi. La Guardia di Finanza, durante una perquisizione domiciliare eseguita in un'abitazione di Pagani nel Salernitano, ha rinvenuto un fucile illegalmente detenuto e occultato in camera da letto sotto il materasso avvolto in un panno di stoffa. Le fiamme gialle di Scafati hanno subito verificato che il fucile rinvenuto era stato modificato. Il responsabile non è stato in grado di giustificare in alcun modo il possesso e pertanto sono state avviate ulteriori indagini. Grazie alla matricola, i finanzieri hanno ricostruito la provenienza e hanno accurato che l'arma era stata rubata 10 anni fa ad Angri. Per il cittadino di Pagani, poco più che 50enne, l'autorità giudiziaria di Nocera Inferiore ha disposto l'arresto ponendolo ai domiciliari. L'uomo dovrà ora rispondere dei reati di detenzione abusiva di armi e di ricettazione, oltre che di alterazione delle caratteristiche meccaniche dell'arma. Ed un'operazione della Guardia di Finanza di Livorno ha evidenziato il mancato versamento di debiti tributari per oltre 10 milioni di euro, con appropriazioni e distrazioni di denaro per svariati milioni di euro, che sarebbe servito a garantire un elevato e tenore di vita con viaggi, acquisto di gioielli, autovetture di lusso, nonché un'assidua frequenza di casinò. 5 persone sono state arrestate per associazione a delinquere e vari reati tributari, sequestrati beni per circa 9 milioni di euro e sono 15 le persone indagate anche a Napoli e Caserta di varie nazionalità coinvolte a vario titolo. E sempre la Guardia di Finanza, nel corso di un controllo nel territorio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, ha sequestrato 15 grammi di marijuana pronta per essere immessa nelle piazze di spaccio del Vallo Niviano. Le fiamme gialle di Sara Consilina hanno inoltre rinvenuto 2 bilancini di precisione nel corso di una perquisizione domiciliare. Il responsabile, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato a piede libero dalla Procura della Repubblica di Lago Nigro. E
L'anticiclone nordafricano Hannibal inizia a salire verso il sud Italia, temperature in aumento e tempo più soleggiato, specie al centro-sud. Diversa la situazione al nord, dove ci sarà ancora pioggia. Valori termici in graduale aumento su tutte le regioni. A Napoli, il venerdì, la colonnina di Mercurio arriverà a 26 gradi. Ed era questa l'ultima amici per aggiornarci lunedì 1° gennaio, Capodanno 2018, devo aggiustare.